Eccolo qui, 1986, La Leggenda di Zelda, altra epica saga videoludica. Il protagonista di questa storia è Link, non Zelda come molti erroneamente pensano, che deve salvare la principessa Zelda dal cattivone di turno, recuperare gli 8 pezzi della Triforza, uccidere il cattivo, salvare la principessa e magari se scappa pure dargli una bottarella, insomma, perché no, perché no? Basta con queste cose cavalleresche. Se può fa. Allora, cominciamo dando il nome, anche se sappiamo che si chiama Link, però salviamo la partita. Ok. Ed eccoci qua. Come per gli altri titoli, sempre metà anni 80, fine anni 80, la grafica è questa qui. Che per l'epoca comunque si era tanta roba. Questo è il protagonista, Link, armato soltanto con il suo scudo. Che poco ci facciamo con i mostri perché, insomma, andava avanti a scudate, sì, andava bene una volta, ma adesso no. Entriamo dentro la prima grotta, quella vicino a noi, e ascoltiamo il vecchio che ci dà la spada di legno. Che culo, eh? Una bella spada di legno. Una bella spada di legno forgiata da un antico albero, uno zeppo, un ramo, insomma. Rispetto agli altri titoli, sempre datati metà anni 80, fine anni 80, questo gioco ha una totale libertà, diciamo, dà una libertà di esplorazione al giocatore. Non ha percorsi obbligatori, diciamo, se non per quanto riguarda qualche dungeon, che per accedervi bisogna per forza completare il dungeon prima, il dungeon del livello prima, insomma. Se volete entrare al quinto dovete passare per quarto, potete andare al nono, poi al settimo, poi se può fare, insomma, può fare come te pare. E niente, gioco abbastanza complesso per l'epoca, dato che ci sono tantissimi oggetti, c'è la libertà d'azione, di esplorazione, e gli shop, i negozi sparsi in giro per il mondo da esplorare. Quindi cominciamo l'esplorazione, andiamo verso l'alto e cerchiamo soprattutto di prendere il primo pezzo della Triforza per farvi vedere, insomma, com'è il gioco e quindi completare il primo dungeon, se Cristo ce lo permette. Questi sono i mostri, questi sono i cristalli che vi permettono di acquistare gli oggetti. Diciamo, siamo un po' poveri, quindi adesso si diamo in faccia quelli che abbiamo. Ringraziamo, salutiamo e se ne andiamo. Allora, questo stronzo che sta dentro l'acqua sembra immortale, insomma. Io non sono un grande fan di Zelda e, per carità, massimo rispetto dagli tutti, però non conosco bene le dinamiche, quindi non so se questo qui sia un mostro immortale oppure se ha bisogno di 987.000 colpi per abbatterlo. Però noi ce ne sbattiamo un secondo le palle. Attenzione, deviato il colpo con una maestria impressionante. Circunnavighiamo cercando di schivare. Ecco, se dico cercate di schivare, non è che gli vai addosso, no? E invece io, ecco, dagli un'altra botta, gli do addosso. No, questi, scusa, perché li devo lasciare liberi? Oh, faccio piazza pulita, insomma. Mi serve a ben poco, però. Ecco fatto. Io vi aspetto qua sul ponte. Ok, recuperata l'energia. Andiamo
dentro il primo dungeon. Questo è entrato in un loop infinito? No, perfetto. Cuoricino perché ripristina l'energia ed entriamo dentro. Ed entriamo dentro, giustamente, non è che entri fuori, entriamo dentro. Allora, cominciamo da dove? Io di solito vado a destra, quindi sto giro vado a sinistra. Non per scelte politiche, naturalmente, ma per scaramanzia. Essendo ossessivo compulsivo, io ogni videogioco, quando capita dentro un videogioco di trovarmi dentro una mappa o un qualcosa, tipo questa qui che mi dà una scelta, non so perché vado sempre a destra. Purtroppo quando non si è normali di cervello si fa anche questo. Qua abbiamo altri avversari, gli scheletri. Tra l'altro diversi personaggi, no scusate, diversi mostri, diversi nemici, avversari si trovano solo in determinati dungeon, quindi c'è una sorta di distinzione tra i nemici in superficie e quelli dentro i dungeon. Giustamente uno può dire che me frega, però tanto un'informazione in più. Tanto per definire la complessità, insomma, del gioco, che potevano far benissimo tutti gli stessi mostri dappertutto, invece hanno dato una certa differenziazione. Attacco, 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 ammazzo tutti, puliamo tutto, altra chiave. Andiamo un'altra volta a sinistra, tanto ormai. I pipistrelli. Guarda come schiva sto bastardo. Ok, si è riaperta la porta, io sto giro vado in alto. Che so, tipo gli slimer. Come si entra qua dentro? C'ho la chiave e non si entra. E allora? Che è nemico questo? Tacci tua. Tacci tua. No, mi sa che questo mi sa che non si ammazza, raga. No, lo sa, andiamo, se la cogliemo, come si dice in gergo. Vabbè, diciamo questo qui è il vecchio, non si può ammazzare per adesso. Cioè così, come i matti. Che è sto pezzo di carta? Ah, la mappa, buona, buona. Passami dietro che t'ammazzo, grande. Niente cuore, eh. E sinistra, sinistra, sopra, che c'è lassù? Non ci arrivo, che rosicata. Vabbè. No, mi servirebbe un cuoricino per ripristinare l'energia, sto giro. Mi sono avvicinato un botto. C'è qua. Chi sono questi? Oh! Ah, sono i famosi lanciatori de banane! Ecco fatto! Hanno ammazzato i lanciatori de banane. Tacci loro. E continuiamo. Non penso che ci sia altra scelta, no? Se continua. Dove era andato prima? Ah, a destra non ci sono andato. Che c'è qui? O c'ero andato? No, c'ero andato, soltanto dato che soffro d'Alzheimer non me lo ricordavo. Allora, andiamo sopra. Il boss dove starà mai? A sinistra o a destra? Adesso il cuore che me lo stoppo. Vabbè. Andiamo qua a destra, che ci trovo qua? Oh, che è qua roba là? Sembra un pulsante. Che cos'è?
Ah, ma ha segnato il posto lì, in alto a destra. Ah, la bussola, ottimo, quindi mi dice dove devo andare, dove sicuramente ci sarà il Airboss. Non Bossi, ma il boss. Altri soldi, che mi stoppo. Mamma mia, che riflessi! Allora, verso l'alto. No, io qua schippo tutto. Non esiste. Destra. Andiamo a fa contro Airboss. Poi qua... Boh. Destra. Destra. Allora, io un'altra volta i lanciatori delle banane. No, 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 meglio non staglie. Attenzione, io ho rilanciato, de giustezza io ho rilanciato. Grande. Oh, pure una bella banana ho rimediato. Chiave. Oh, che cazzo siete? Non vedi quanto so forte. Oh 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 oh, ecco il boss. Sì, se invece magari te preme il menu, gli lancio. Te, ti piazzo una bomba e t'ammazzo. Tacci tua. Ma non vedi quanto so forte? Eccolo là, un pezzo della Triforza. Te che taglio? Niente, dovete ripetere questa cosa per altre 7 volte, quindi un pezzo l'abbiamo ottenuto. In totale sono 8. E una volta ottenuti i 7... Sì, magari se faccio pace col cervello. E una volta ottenuti gli 8 pezzi... Potete salvare la principessa, uccidere il boss, mettere su famiglia, lavorare... Pagare il mutuo, comprare una bella macchina e quant'altro, insomma. Alla prossima avventura, al prossimo gioco, ragazzi. Bella!